Mister Gautieri alla vigilia di Livorno-Trapani. Lui e la sua squadra sono reduci da una settimana serena e con il recupero degli infortunati. Sicuramente si è lavorato con un entusiasmo diverso, visto la vittoria che abbiamo ottenuto venerdì scorso, anche se questa poi è una squadra che indipendentemente dal risultato si allena, come ho detto la scorsa settimana, sempre al massimo. Per quanto riguarda Ceccherini e Lambrughi sono superabili, si sono allenati anche l'altro ieri e sicuramente faranno parte dei convocati. Quella con il Trapani potrebbe rivelarsi come la partita della svolta in riferimento all'evoluzione della squadra. Ma quella di domani è una partita importante dove noi dobbiamo cercare di dare grande continuità sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto caratteriale, sapendo che comunque la scorsa settimana abbiamo vinto una partita importante dove abbiamo anche commesso qualche errore e ci abbiamo lavorato. Sicuramente una partita importante, dobbiamo cercare di commettere soprattutto meno errori, una partita che dobbiamo cercare di portarla in porto avendo il giusto equilibrio, sapendo che siamo appena all'ottava. Vincere sicuramente aiuta a vincere, ma dire che la partita della svolta, questo assolutamente assolutamente no, visto che siamo appena all'ottava giornata di campionato. Noi dobbiamo fare il cammino, come ho sempre detto, su noi stessi e cercando di dare continuità di prestazione e di risultati. Poi ogni partita ha una storia a sé. In ogni caso, l'esperienza scaturita dalla scorsa partita può in qualche modo influenzare il futuro gioco della squadra? Ma soluzioni noi abbiamo provato in queste prime 7 partite, cioè anche modificando l'assetto tattico. L'abbiamo fatto la scorsa settimana passando dal 4-3-3 al 4-4-2, come nelle settimane precedenti. Comunque siamo passati anche con altri sistemi di gioco. Noi lavoriamo molto anche in base all'avversario che andremo ad affrontare. Abbiamo lavorato anche cercare di cambiare sistema di gioco in corso. Questa è una squadra che a mio avviso è in crescita, ha grandissimi margini di miglioramento e indipendentemente dal sistema di gioco può fare bene. Ecco. Sul Trapani che cosa c'è da dire? Ma intanto affrontiamo una squadra che sta dando grandissima continuità di progetto, no? Perché comunque se andiamo a pensare all'allenatore che siede sulla panchina, che è Boscaglia, è tantissimi anni che è lì, dove ha vinto anche dei campionati partendo dal basso per arrivare alla Serie B, anche a certi livelli, con tantissimi giocatori. È una squadra ostica, una squadra che gioca un buon calcio, una squadra che ha giocatori importanti, vedi il capocannoniere dello scorso campionato che è Mancoso, un giocatore come Nadarevic, come Falco, come Ceramitaro, Sterlizzi, cioè una squadra che anche è esperta. È una partita che bisogna sicuramente stare attenti, noi dobbiamo cercare di fare la partita avendo l'equilibrio e rispettando le distanze, questo sicuramente, perché partite facili in questo campionato assolutamente non ce ne sono. Per quanto riguarda dubbi, qualche minimo dubbio lo posso avere, aspettiamo ecco la rifinitura di oggi per sciogliere. L'importante era recuperare tutti gli effettivi, questo c'è stato e per noi è una cosa importante, ecco.